Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Yogurt190. Oggi siamo in un nuovo video di giochi da telefono. Sono su Brawl Stars, signori. Se probabilmente saprete già cosa è. Per chi non lo sapesse, è un gioco, cioè non voglio dire un nuovo gioco perché c'è già da un po', della Supercell, da telefono, e, o anche da PC, e ci sono diverse modalità. Tu scegli il tuo brawler, che sarebbero i personaggi di questo gioco, e i giochi puoi giocare da solo, con gli amici, o da solo con altre persone, cioè, o con altre persone. Poi ci sono le casse, diversi tipi di casse, il negozio, con le offerte, queste qua sono due brawler, un altro brawler. Poi ci sono le offerte giornaliere, dove c'è una cosa gratuita, e poi dei punti che puoi comprare con le monete. Mentre i biglietti sfida servono per questo evento qua, che volevo andare a fare adesso. Posso mettere fino a 20 premi per 20, ho scritto di sopra. Io intanto ne ho 43, quindi facciamo questo. Vuol dire che se io guadagno 8 monete me ne dà 20 volte più tanto. Se non ce l'avete potete scaricarlo e mandarmi una richiesta. Scrivetemi nei commenti come vi chiamate, appena vi arriva la richiesta, l'accetto. Il mio nome è quello là sopra, Felix Bagos. Non chiedo di dire che mi sono chiamato così. Perché ovviamente voglio fare un clan con i miei amici chiamato Felix, con quello su Fortnite. E poi alla fine sono stato l'unico che ha giocato, che ha continuato a giocare. Adesso sto usando Pam come giocatrice, che praticamente ha uno sparo scarpi, si chiama, come abilità, come arma principale, cioè normale. E poi come abilità ha questa cosa qua, che fa recuperare vita agli alleati. In questa modalità tipo siamo in 5 contro questo qua, e dobbiamo riuscire a chiudere nel minor tempo possibile. Credo che si fosse capito, adesso ne spero un altro. Quella si distrugge per non avere un po' di vicino. Ok, di solito i brawler hanno 3 colpi e vedete quelle cose arancioni sotto la vita che si ricaricano? Quando io sparo si toglie una, poi si ricarica, più la super, che è questa qua, che è quella in parte arancione col teschio. Ho preso 400 punti, nella madonna. Li facciamo per 20. Adesso, boh, io volevo essere il pezzo grosso. E invece no, non sarò mai io. Poi c'è il livello e il grado. Il livello, aprendo le casse, trovi punti. E praticamente col livello migliori il danno, la vita. Mentre il grado, mano a mano che guadagni coppe, cioè come negli altri giochi, se vinci guadagni coppe e mano a mano scali la classifica. Quando ne guadagni ti sale il grado. Tipo, io ce l'ho a grado 10 perché ho fatto 100 coppe con lei, un po' più di 100 coppe. E mano a mano che tipo arrivo a 120, 150, così il grado sale. Il grado massimo è 20, che ci arrivi quando fai 500 coppe. E il livello massimo è 9. Dopo il livello 9 non puoi più, cioè non ti danno più punti per migliorarlo, perché è al massimo, però puoi bloccare l'abilità stellare, che quindi solo quando è livello 9 il tuo brawler può avere un'abilità stellare, che può essere tipo, non lo so, quando colpisci i nemici guadagni vita, cose così. Thank you.
Dopo ovviamente faremo anche un'altra modalità. Ok, lo uccido io. Come vedete in alto a sinistra. O non so se per voi sarà a sinistra. No, come abbiamo perso? Solo 360. Avrei ancora 3 punti, ma li tengo. E adesso possiamo fare ricercati. Come vi ho detto, il grado, tipo lei il grado 7, grado 8, così quello che ho più alto è lui a grado 16. Ho fatto. Ah no, non 100. Sì, anche se ne ho fatte 100, 144 con lei. Che è quella con cui mi trovo meglio, però avevo in mente di portare tutti almeno a grado 10. Come vedete, questi qua sono già più a grado 10, invece devo portare ancora questi. Quindi giocherò con questi 6 qua. Incomincio con lei che è quello. Anzi, no, sì, no. Incomincio con lui che è quello più vicino, giusto? Sì, più vicino al grado 10. E allora con lui facciamo Raffa Gemme. La modalità Raffa Gemme consiste in uno scontro tra due squadre, da 3 giocatori, e si devono, diciamo, sfidare per avere il centro dove sono queste gemme. Appena una squadra arriva a 10, parte un conto alla rovescia e appena finisce vince la partita. Se invece durante il conto alla rovescia gli avversari ti riescono a uccidere se tu sei te le gemme, si ria 0. Il suo attacco consiste nel lanciare queste tipo bottiglie avvelenate. Ecco, adesso penso che vincono loro questa partita. Adesso fate il controllo del fiamma che ne hanno più di 10, non devo riuscire a ucciderli. No, vabbè, abbiamo perso. Perdo solo un trofeo, giusto? Sì, vabbè. Ah, sì, i gettoni invece servono per aprire il cesto. Sono morto. Dai compagno, prendi. Beh, vabbè. Non lasciate che prendano la gemma, vi prego. Difendiamo, sono morti. Vabbè raga, questa modalità faccio cagare. Cambiamo, facciamo questa con lui. A lui ha un martello che si chiama Frank, ha un martello, ecco anche gli avversari ce l'hanno. E schiaccia i nemici. E con l'abilità fa una specie di onda d'urto che li. Turn down for what? Vedi, ferma. Ecco, vedete che mi ha fermato. E sono morto.
I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Va bene, ragazzi, è troppo forte con la palla. Apriamo già il tasto. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Non sapevo che sono un messaggio. Lo faccio vedere. Non so che non so che non so che. Possiamo dire se voi siete agli inizi, vi do un consiglio: fate sopravvivenza in singolo dove siete da soli e siete 10 persone, dovete prendere delle casse brawl, ecco quella che ho in parte, che ti ha una specie di punto che ti aumenta la vita e il danno. Adesso ho 7650 di vita. Io sono già morto. Invece no. E adesso ho 8400. Ah, qua cadono anche bassi. Solo in... non sempre, cioè solo perché adesso è diverso. No, mi avevo visto. Scontro finale. Ucciso. Vedete che prima toglievo 1500, adesso ho tolto 3000 con 10 trofei. Con 10 punti lì. Non ho più gettoni della battaglia, perché se vedete sopra la scritta gioca, c'è scritto 0 su 200. Perché il massimo che puoi avere sono 200. Cioè, come se si ricaricano 200, ogni volta che vinci te li dà piano piano. Provo a invitare qualcuno, guardiamo se entra. No, mi ha sentito, credo. Boh, facciamo un altro allora, signori. Raga, credo che questa sia l'ultima.
un glitch che tu da qua puoi vedere i nemici. Quando siete in quell'erbetta lì, i nemici non ti possono vedere. Però se tu ti attacchi, tipo, io faccio così, vuol dire adesso mi ha visto. Vabbè. Perché saranno tutti con me? Vabbè raga, tutti con me, ma si può? Dio santo. Mi devo incazzare, no? Bella raga. Io sono già 2618 trofei. Ho comprato tutte queste ricompense, vabbè. E mi ci è voluto all'incirca tanto. Sto arrivando. Secondo arrivare a lui? Non ti riuscirò mai. Ah, poi dopo lui? Boh. Si chiama Boh. Ci sono mega casse e ricompense, non ci sono più personaggi. Invece, i personaggi del premio del cammino dei trofei. Poi ci sono questi che sono tranne lui, che è quello che sto cercando di raggiungere. Ce ne sono altri che sono loro, tutti questi, che devi sbloccare con le casse o come adesso shoppare. Io volendo avrei... quanto? Boh, non mi ricordo più quanto. Vabbè. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Mettete la campanellina, un mi piace, un commento. Ricordatevi di scrivere il vostro nome se volete giocare con me. Scrivetemi, io su Brawl Stars mi chiamo come vi chiamate. E io, se mi mandate la richiesta, mi ricordo e ve l'accetto. E così possiamo giocare. Ci sono anche gli amichevoli dove tu inviti i tuoi compagni e puoi giocare, vabbè. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video.